Tra le macerie della città di Lecce non si cercano più i sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.2 che il 14 agosto ha colpito il sud-ovest di Haiti. Si rovista per recuperare fili elettrici e metalli con la speranza di riuscire a rivenderli. Il Centro Nazionale di Operazioni di Emergenza ha ritenuto di sospendere le ricerche, ma nelle aree devastate dal sisma 344 persone ancora risultano disperse. Secondo l'ultimo bilancio sono 2.207 i morti e 12.268 i feriti, 53.000 le case distrutte e altre 77.000 danneggiate. Il sisma ha aggravato la situazione di Haiti, già devastata dal terremoto del 2010 e segnata da una persistente instabilità politica, dalla violenza delle bande che sequestrano persone, dalla malnutrizione e dall'insicurezza alimentare. Inoltre solo l'1% della popolazione è stata vaccinata contro il Covid, che ufficialmente ha contagiato oltre 21.000 persone. Poi la recente tempesta tropicale Grace ha reso difficile la situazione nelle aree terremotate, compromettendo l'accesso all'acqua, i soccorsi e le strade già danneggiate dal sisma. A Lecce, immediato l'intervento della Fondazione AVSI, presente ad Haiti dal 1999. I bisogni sono ancora tantissimi, soprattutto appunto in queste zone difficilmente raggiungibili. Qui gli aiuti sono arrivati molto limitatamente e adesso noi come AVSI stiamo cercando di portare un primissimo aiuto in termini di tende per quelli che hanno perso la casa, di kit igienici, ma anche di organizzazione di squadre di lavoro che possano appunto riabilitare la strada, che possano dare accesso anche a fonti d'acqua, e soprattutto anche stiamo organizzando la nostra presenza in questi posti, presenza fisica.